Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avinews. Apriamo la puntata parlando dell'iniziativa Tampone e Testa contro il Covid, organizzata dall'Istituto Tecnico-Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia in collaborazione con il Dipartimento di Medicina dell'Università degli Studi di Perugia. Scopriamo di cosa si tratta con Carla Adamo. Un dialogo tra gli studenti dell'Istituto Tecnico-Tecnologico Statale Alessandro Volta di Perugia e i professori dell'Università degli Studi di Perugia per permettere ai ragazzi di porre le loro domande dopo oltre un anno di pandemia e dare loro l'occasione allo stesso tempo per conoscere più da vicino l'Ateneo perugino. Tampone e testa contro il Covid per rimanere in libertà il nome dell'evento organizzato dalla scuola in collaborazione con il Dipartimento di Medicina dell'Ateneo. Pensiamo che l'informazione agli studenti e la formazione deve essere fatta dagli organi che hanno, diciamo, le competenze necessarie e quindi l'università. Quindi un incontro scuola-università su come il Covid si è diffuso e su come i ragazzi si dovranno comportare anche per un rientro a settembre. Ideatrice dell'evento, la professoressa Cristina Mecucci, che insieme alla professoressa Antonella Mencacci ha ricordato come sia fondamentale proseguire nell'osservanza di misure antidiffusione adottate con la pandemia: distanziamento, mascherina e igiene personale. Questa idea nasce dall'esigenza di rispettarci l'uno con l'altro in relazione alla pandemia. Io sono un'ematologa, i pazienti che noi abbiamo sono dei pazienti fragili, delicati, hanno bisogno di tantissime attenzioni, immunodepressi e quindi siamo terrorizzati da situazioni come la pandemia. Per cui abbiamo deciso che forse era bello parlare con i ragazzi perché i giovani sono il motore della società. L'idea era di farci fare delle domande, tutte quelle che vogliono, per rispondere in un modo più appropriato possibile e dare questo messaggio. Stiamo andando molto meglio, non è il momento di abbassare la guardia, proprio per uscire prima possibile da questo tunnel. L'iniziativa, trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della scuola e quindi a disposizione anche degli studenti non presenti in Aula Magna, è stata un'importante occasione di orientamento universitario. Credo che il nostro Ateneo, che tra l'altro è primo tra gli Atenei medio-grandi nel giudizio del Censis, ospiti molti dei ragazzi che noi abbiamo qui. Mi auguro che loro arrivino veramente da noi, dove troveranno una ricerca d'eccellenza, una didattica d'eccellenza, un Ateneo inclusivo e importante, dove la didattica che viene fatta è garanzia di una ottima professionalità. Cambiamo scuola e andiamo al Liceo Scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, che con la reintroduzione dell'educazione civica tra le materie di studio ha partecipato a una serie di attività affrontando temi come razzismo, body shaming, pregiudizi e diverse forme d'odio. Vediamo. Studenti sempre più consapevoli e cittadini attivi, custodi del mondo in cui vivono e che allo stesso tempo sentono di dover cambiare, almeno nella sua parte più discriminatoria. Sono i ragazzi della classe 4P del Liceo Scientifico Galeazzo Alessi di Perugia, che nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica hanno partecipato ad incontri virtuali, prodotto inchieste, articoli e video su diversi temi, quali razzismo, body shaming, stereotipi e pregiudizi sugli immigrati. Tutto è partito dalla partecipazione a Il razzismo non è un'opinione, progetto nazionale promosso dalle associazioni Oltre le parole e Dire fare cambiare, per la promozione attraverso la cultura di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni. Partner del progetto la testata Giornalisti nell'Erba, che ha organizzato incontri con scuole di varie parti d'Italia, tra cui appunto il Liceo Alessi di Perugia. Abbiamo scelto di lavorare con Giornalisti nell'Erba, che è una redazione nazionale di giornalismo studentesco, con il tutoring di esperti e di professionisti della comunicazione. Siamo partiti da un tema, che è quello della discriminazione e della violenza anche in rete,
e abbiamo proprio usato gli strumenti del giornalismo per fare inchieste e cominciare a distinguere i fatti dalle opinioni. Abbiamo incontrato chi opera nel sociale, teatro sociale. Poi abbiamo voluto parlare con i professionisti dell'informazione locale, ANSA Umbria. Abbiamo parlato con un rappresentante del SIULP per parlare di sicurezza e di vita anche degli immigrati nel nostro territorio. Abbiamo dato ai ragazzi per una volta il potere di fare delle domande, pretendere delle risposte da chi in questa società lavora. Da studenti e giornalisti in erba a cittadini attivi il passo è stato breve. I ragazzi della quarta P hanno incontrato i consiglieri comunali Lucia Maddoli e Fabrizio Croce. Hanno chiesto una città più inclusiva, parchi più sicuri, collegamenti più agevoli con la periferia, politiche per l'infanzia e servizi di quartiere per favorire l'inclusione degli immigrati. Una persona è più del suo colore della pelle, della sua cultura, della sua religione, di quello che indossa. Bisogna scavare nel profondo, secondo me. Sicuramente l'interazione è stata la cosa più importante, perché abbiamo sia noi studenti che ovviamente i consiglieri, abbiamo avuto la possibilità di condividere quelle che sono le nostre opinioni e dare anche consigli su come rendere la nostra città il quanto più inclusiva possibile. Dobbiamo sensibilizzare chi ci sta attorno su questi temi, e in particolar modo attraverso le notizie. Noi possiamo fare molto, questo l'abbiamo capito anche grazie agli incontri con giornalisti nell'erba e ANSA Umbria, che ci hanno spiegato come a volte delle notizie dette in modo diverso possono portare l'attenzione del pubblico su altre tematiche, e una notizia raccontata in modo giusto può fare veramente molto. Risultati oltre le aspettative nel bilancio 2020 della Molini Popolari Riuniti. La cooperativa ha raggiunto un utile netto di 346.000 euro per un patrimonio netto di oltre 15 milioni di euro. Sentiamo di più con Nicola Torrini. Dopo le assemblee separate e l'elezione dei delegati, si è svolta un vertice dell'assemblea annuale dei soci della Molini Popolari Riuniti per la presentazione del bilancio 2020. Mai come nell'anno trascorso, la cooperativa ha fatto registrare un incremento del volume d'affari così rilevante, arrivando a più 9,4% e raggiungendo circa 74 milioni di euro, con un cash flow prodotto di oltre 2,2 milioni di euro. L'utile netto di esercizio è stato di 346.000 euro, per un patrimonio netto di oltre 15 milioni di euro. Nonostante le difficoltà determinate dal contesto generale, la nostra cooperativa ha avuto nel 2020 una crescita determinata complessivamente da un aumento generalizzato di tutte le attività sul versante produttivo, ad eccezione della panificazione, che ha scontato invece gli effetti dei provvedimenti di chiusura delle scuole, la riduzione lockdown, eccetera. Nel dettaglio, l'impianto mangimistico di Pierantonio ha prodotto 1.160.000 quintali, più 11,14%, l'impianto molitorio di Amelia ha trasformato 214.000 quintali di grano tenero, più 14,78%, e i negozi Garden hanno avuto un incremento degli incassi del 14,42%. Molto positiva poi è stata la campagna autunnale delle semine, con un più 20,25%. Da segnalare anche un aumento dei livelli occupazionali. La Molini Popolari Riuniti infatti conta attualmente oltre 200 dipendenti e circa 60 collaboratori, di cui nessuno messo in cassa integrazione durante la pandemia. Anche il 2021, noi abbiamo fatto il budget 2021 e prevediamo anche per il 2021 una crescita dal 3 al 4%. L'obiettivo è quello di 77 milioni di fatturato. I dati dei primi mesi del 2021 confermano questa nostra impostazione. Siamo davanti a un piano di investimenti per i prossimi 3 anni molto importante. La cooperativa ha programmato oltre 10 milioni di investimenti nella direzione del completamento del processo di delocalizzazione
nella realizzazione sul territorio di strutture, di servizio per lo stoccaggio di cereali, in una logica però di piattaforma al servizio di più territori limitrofi. Terzo, un piano di investimenti nel comparto della panificazione, sia per quanto riguarda le strutture fabbricate, sia per quanto riguarda impianti e macchinari. Bio Solution, azienda che si occupa di disinfestazioni e sanificazioni, l'impresa del mese scelta da Confindustria Umbria. Scopriamo di più. Specializzata nella gestione e nel controllo degli infestanti, l'azienda BioSolution di Deruta si occupa di trattamenti di derattizzazione, disinfestazione, sanificazione e anche di pulizie. Da anni opera con elevata professionalità sia nei luoghi di lavoro che negli ambienti domestici, con soluzioni personalizzate per ogni esigenza. Vasta la rete di clienti che la BioSolution può vantare, comprese grandi realtà imprenditoriali del territorio. E non è un caso infatti che sia stata selezionata azienda del mese dall'associazione di categoria Confindustria Umbria. La nostra attività è proprio quella di proteggere lo spazio dei nostri clienti, che sia un'abitazione, che sia un ufficio, che sia un'azienda. Il nostro obiettivo è cercare di prevenire l'infestazione da un animale, come può essere un topo o come può essere un rettile, e dagli insetti. Non in ultimo, come abbiamo imparato a conoscere negli ultimi tempi, anche le sanificazioni da quelli che sono i virus, i germi patogeni, quindi tutte quelle che sono i ceppi batterici. Per quanto riguarda l'attività di derattizzazione che BioSolution svolge in gran parte dell'Italia centrale, questa si basa soprattutto sulla prevenzione con l'installazione di box erogatori di ultima generazione contenenti diverse tipologie di esche. Cerchiamo soprattutto per le aziende, il settore Horeca addirittura è obbligatorio da manuale HACCP, ma anche negli altri settori, una prevenzione fatta proprio con delle apparecchiature, che sono degli impianti veri e propri, che servono a monitorizzare nell'arco del tempo l'accesso o meno del topo stesso dentro l'azienda. Altro core business di BioSolution è l'attività di disinfestazione dagli insetti, con un'azione su tutto il loro ciclo biologico, con tecniche e mezzi che nel pieno rispetto delle norme di legge sulla sicurezza limitano i rischi per l'ambiente, le persone e gli animali domestici. Uno degli aspetti importanti della nostra attività è il trattamento antitarlo, che in una regione come l'Umbria, dove molte abitazioni hanno le travi a vista e purtroppo sono diciamo una zona soggetta all'infestazione dal tarlo, e lì facciamo anche un'azione molto importante sul trattamento antitarlo e conseguenzialmente anche sul trattamento antiacaro del legno. Parliamo infine dell'attività di sanificazione degli ambienti e degli impianti, la cui importanza è tornata prepotentemente d'attualità a causa purtroppo della pandemia di Covid-19. Consiste in un insieme di operazioni, la prima è quella della detersione, coadiuvata poi dalla disinfezione. Insieme si crea la sanificazione, che è quindi l'eliminazione totale, con attività quindi biocida, su quelli che sono i microrganismi non visibili a occhio nudo, cioè i germi patogeni, batteri, ma anche virus, soprattutto anche i SARS-2 derivati. Si chiama Voce del Verbo Equimparare, progetto pilota promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri e rivolto ai bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Umbria, Marche, Lazio e Lombardia. I dettagli con Nicola Torrini. Sono
Sono stati oltre 900 gli studenti umbri coinvolti nel progetto pilota Voci del Verbo e qui imparare, promosso dalla Federazione Italiana Sport Equestri e rivolto appunto ai bambini e ai ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado di Umbria, Marche, Lazio e Lombardia. Un numero questo, dei 900 alunni dell'Umbria, di gran lunga superiore a quello registrato dalle altre regioni che vi hanno preso parte. È stata una soddisfazione enorme per noi, ma anche evidentemente gli insegnanti e i dirigenti consapevoli dell'enorme valenza educativa che poteva avere questo progetto. L'obiettivo principale era di avvicinare i bambini, i ragazzi al cavallo e al suo mondo in un modo estremamente innovativo, nel senso che abbiamo portato il pony o il cavallo a scuola in una zona, in un'area circostante di verde, un'aiola, un giardino, un piazzale, e i ragazzi hanno potuto lavorare in sicurezza, una classe alla volta. Complessivamente interessate al progetto sono state 47 classi di 6 istituti scolastici, il Bonfigli di Corciano con le sedi di Mantignano e San Mariano, il Della Genga Alighieri di Spoleto, l'Istituto Comprensivo di Attigliano Guardea con la sede di Lugnano in Teverina, il Bufalini di San Giustino con le sedi di Selci, Lame e Cospaia, il Marconi di Terni e la scuola secondaria di primo grado Da Vinci in Upula di Terni. 7 invece i centri ippici che hanno collaborato: San Biagio Le Masse, Scuderia Valmarino, Spoleto Country Club, Igor Juice, Tiber Equestrian Club, Un Cavallo per Amico e Club Ippico Floretta. I ragazzi hanno fatto una cosa innovativa importantissima, cioè il percorso sensoriale. Hanno lavorato bendati e quindi hanno messo in funzione tutti gli altri organi di senso. E normalmente questi ragazzi non sono abituati a questo genere di attività, per cui sicuramente il percorso sensoriale è stato estremamente educativo e poi questa attività è stata molto apprezzata appunto sia dagli insegnanti, oltre che dai ragazzi, che dai dirigenti. Quindi auspichiamo che un altro anno possa essere riproposto un progetto di questo tipo. Bellezza e benessere, in una parola, beauty. A Perugia, in via Sette Valli 320, il centro di bellezza di Claudio Barcaccia è pronto a prendersi cura di te. Affidati ai suoi specialisti per trattamenti all'avanguardia, mirati e personalizzati. Estetica viso e corpo, capelli, nails e abbronzatura per una bellezza a 360 gradi. Beauty, un universo di bellezza. Desideri un ambiente caldo ed accogliente? Solo Pellet ha la soluzione giusta per te e la tua stufa. Con un'esperienza pluriennale nel settore delle energie rinnovabili, Solo Pellet è a Bastia Umbria e Dellera di Corciano. Da noi trovi pellet da riscaldamento delle migliori qualità, un team di esperti in grado di consigliare il prodotto più adatto alle tue esigenze e un completo ed efficiente servizio di assistenza. Solo Pellet. Riscaldiamo il tuo inverno. Dal campo di pallavolo all'officina meccanica, le giocatrici della Bartoccini Fortimpissi Perugia hanno fatto visita ad un'azienda partner che le ha accompagnate in questa stagione agonistica, la Satiri Auto. Vediamo com'è andata nel nostro servizio. Dal campo di pallavolo, tra palloni e rete, ad un'officina meccanica, tra chiavi inglesi e pneumatici, e poi ancora tra i veicoli dello showroom della Satiri Auto a Città di Castello. Trasferta inconsueta per le ragazze della Bartoccini Fortimpissi Perugia, che terminata a testa alta la stagione 2020-2021 del campionato di volley della massima serie, hanno posato per uno shooting fotografico accolte da uno dei partner, Satiri Auto appunto, che le ha sostenute in questa stagione agonistica. Noi amiamo tutto quello che è sport, perché lo sport è passione e la passione è il filo conduttore
che ha la nostra azienda con i nostri clienti e con tutti i nostri partner, e poi soprattutto perché è una squadra femminile e quindi ci sentiamo fortemente rappresentati come azienda, perché siamo io e le mie sorelle e quindi anche noi abbiamo una guida tutta al femminile. Siamo molto felici perché comunque è stata una bellissima stagione dove le donne hanno dimostrato ancora una volta che insieme sanno essere grandi. Abbiamo appunto voluto avvicinare anche le donne al mondo del service, perché è importante prendersi cura della propria auto e avvicinare questo proprio concetto del prendersi cura, perché come una donna magari si prende cura a 360 gradi di tutto, quindi dalla casa al lavoro, e sa essere multitasking efficiente, questo è quello che vogliono essere proprio le nostre officine, quindi multitasking, adatte a qualsiasi tipo di servizio per la manutenzione ordinaria e straordinaria della nostra vettura, ed efficienti per i nostri clienti. E se dunque le auto tornano ad essere efficienti dopo il passaggio in officina, questa iniziativa non può che essere d'auspicio per la squadra del presidente Antonio Bartoccini. Quale luogo migliore, infatti, per prepararsi a ripartire se non l'officina, il luogo dell'operosità, dove si ripara, si ricostruisce pezzo dopo pezzo per tornare in pista. Riteniamo che per la squadra sia importante che lo sponsor abbia la possibilità di veicolare, quindi oltre il campo, oltre il fatto agonistico, la propria attività di sponsorizzazione. È stata una stagione, diciamo, partita tra mille difficoltà, un periodo eravamo addirittura, diciamo, in piena lotta per non retrocedere nella serie inferiore, alla fine c'è stato un grande spunto agonistico, diciamo, tutta la squadra è cresciuta, è salita di colpi e siamo riusciti a centrare l'obiettivo dei quarti di finale dei playoff scudetto, che per una società giovane come la Well Planet Perugia Volley, come si chiama, è stato un obiettivo sicuramente importante. Diciamo che è stata un'avventura che si è conclusa in modo quasi esaltante. Ci è mancato pochissimo, devo dire, per poter accedere a ulteriori turni di playoff scudetto, cioè le semifinali. C'è un po' di rammarico per questo, però alla fine siamo giunti nelle prime otto e la società è, diciamo, che decisamente soddisfatta del cammino. Per la rubrica Focus Aziende scopriamo Germini Abbigliamento, in particolare il reparto dedicato alla biancheria per uomo, donna e casa. Vediamo. Quante volte usciamo di casa con una lista di cose da fare e a fine giornata ne manca sempre qualcuna? Soprattutto quando di mezzo c'è lo shopping relativo all'abbigliamento, saltare da una vetrina all'altra può rubare molto tempo senza nessuna certezza, tra l'altro, di trovare quello che cerchiamo. Ma c'è un posto a Perugia che coniuga qualità e vasto assortimento, ed è Germini Abbigliamento, dove tra i 2000 metri quadrati di showroom, oltre ai reparti dedicati alla moda casual, sportiva ed elegante per l'uomo e la donna, spiccano i reparti destinati alla biancheria intima e per la casa, punti di forza dell'azienda guidata da Sabrina e Luciano Germini. Un altro punto di forza è il servizio che offriamo ai nostri clienti, con i nostri collaboratori che hanno un'esperienza di oltre 30 anni e seguono il cliente dall'inizio alla fine dell'acquisto. Il fiore all'occhiello del nostro negozio sicuramente è il reparto biancheria per la casa, dove si trovano gli articoli per la camera da letto, per la cucina e per il bagno. Lenzuola, coperte, trapunte e piumoni per la camera da letto, asciugamani, accappatoi e teli per il bagno, copridivani, teli arredo, tovaglie, copricuscini e tante idee regalo per la cucina. L'attenzione al Made in Italy e alle taglie forti è una costante in tutti i reparti del negozio e quindi anche nell'area dedicata alla biancheria intima per uomo, donna e bambino. Nel nostro reparto intimo si possono trovare qualsiasi tipo di prodotto, dal reggiseno, più particolare, magari più conformato, con il ferretto, senza ferretto, con le coppe, senza coppe, dagli slip, medie altezze, alti, bassi, qualsiasi forma, delle guaine per la silhouette delle signore, dei slip contenitivi,
e delle canottiere, calze, collant. A questo si aggiunge un vasto assortimento di pigiami e calze da uomo di ogni filato, il che rende Germini Abbigliamento un negozio davvero completo per vestire l'uomo, la donna e la casa. Continuiamo con la rubrica Focus Aziende e scopriamo il servizio post vendita offerto dalla concessionaria Umbro Toscana Ford Baci Group. La macchina è come una persona, ha bisogno di un check-up costante. Se la macchina viene fatta una costante e giusta manutenzione, la macchina non deluderà mai chi la guida. È proprio per questo motivo che la concessionaria Umbro Toscana Baci Group ha da anni deciso di investire decisamente sull'assistenza post vendita. Con sedi a Chiusi, Perugia e Terni e una storia imprenditoriale lunga 60 anni, oltre a essere partner ufficiale del marchio Ford e commercializzarne quindi gli autoveicoli, la Baci Group punta infatti a introdurre sempre nuovi servizi per venire così incontro alle esigenze dei clienti. Abbiamo tantissimi servizi nel reparto del post vendita, come richiamo per ricordare l'intervento di manutenzione, abbiamo il servizio di sostituzione pneumatici e l'hotel dei pneumatici, quindi lo stoccaggio gratuito dei pneumatici al cambio invernale o estivo. Poi abbiamo il servizio fast track, cioè praticamente che cosa consiste? Se un cliente ha necessità di fare una lavorazione in tempi brevi, abbiamo due meccanici che lavorano sulla macchina in modo da ridurre i tempi di lavorazione. Tra le ultime novità adottate dal centro Ford Service Baci Group c'è inoltre il servizio Drop Key, con cui il cliente può minimizzare il suo tempo di permanenza in accettazione. Il cliente lascia la chiave la mattina, noi tramite un video che facciamo intorno alla vettura, l'accettatore poi lo manda al cliente, dove viene fatto l'accettazione del preventivo, tutto in remoto, in modo da lasciare libero il cliente, perché oggigiorno diciamo che il tempo è denaro per tutti quanti. Ancora per la rubrica Focus Aziende andiamo a Sansepolcro a scoprire il punto vendita del pet shop Montpetit Village by Grifovet. Sentiamo. Pet shop, toilettatura, parafarmacia veterinaria e zootecnia. Montpetit Village by Grifovet è davvero un punto di riferimento per chi possiede un animale domestico, ma anche per chi alleva animali da reddito. Oltre ai punti vendita di Ponte San Giovanni a Perugia ed Ellera di Corciano, dove è presente anche un'area dedicata alla fisioterapia, si è aggiunto recentemente il punto vendita di Sansepolcro. Siamo posizionati in un luogo strategico, siamo al confine tra l'Umbria e la Toscana, abbiamo all'interno tutta una serie di servizi già presenti presso le altre strutture Montpetit. La farmacia veterinaria, secondo me, è il nostro punto di forza, che ci permette di dare al cliente la possibilità di trovare tutto all'interno, quindi il mangime, l'accessorio e anche il farmaco. E integratori alimentari, tutto quello che è insomma inerente al mondo a quattro zampe. Abbiamo anche tutta una sezione riservata alla zootecnia, con tutta una serie di farmaci e una serie di integratori alimentari per, diciamo, la loro cura. Molto fornito il reparto alimentare, dove vi è sempre personale pronto a consigliare il prodotto più adatto alle esigenze del proprio animale. Nel reparto alimentare troviamo crocchette, quindi parliamo di secco e umido, quindi scatolette per cane, gatto e piccoli animali, ossia uccelli e roditori. E nonché nell'ultimo periodo abbiamo deciso anche di intraprendere la strada del mantenimento del cavallo e dell'alpaca. Il reparto alimentare comprende anche la linea dietetica, ossia tutti quegli alimenti per cani e gatti oppure piccoli animali, come dicevo prima, che hanno problemi di diabete, obesità oppure problemi allergici.
Ovviamente il reparto alimentare comprende appunto anche dei mangimi rivolti ai piccoli animali. Parliamo di uccelli, roditori, pesci, sia tropicali che pesci di acqua dolce, e infine anche delle tartarughe, sia di acqua che di terra. E venendo nel nostro pet shop troverete anche tutti gli oggetti rivolti a questi animali, nonché acquari e terriere. Inoltre, da Muppeti Village by Grifovet ci sono anche tanti accessori e gadget per trascorrere il tempo libero con i nostri amici a quattro zampe, quindi giochi, cuscini, guinzagli o cappottini, solo per citarne alcuni. Un altro punto di forza del negozio è il servizio di toilettatura, che effettua orario continuato. Effettuiamo tagli e shampoo sia per cane che per gatto, e tutti i nostri servizi vengono effettuati da un professionista del settore. Non ci occupiamo solamente dell'aspetto estetico e della bellezza del cane e del gatto, ma abbiamo anche dei trattamenti predisposti laddove sia cane che gatto presentino dei problemi cutanei. Quindi andremo a trattarli con appunto dei prodotti specifici per non solo la bellezza, ma anche la salute dell'animale stesso. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avenews.it. Da Avenews è tutto, un buon proseguimento con i programmi della rete.